Senti, adesso cambiamo completamente, facciamo uno spiazzamento. Noi andiamo adesso a scoprire un altro artista che è un altro amico di retroscena, che tu conosci di sicuro come conoscono i nostri telespettatori, perché lo abbiamo seguito di recente nella preparazione, nel processo creativo di uno spettacolo che è da poco debuttato e che andrà in tournée, sta in tournée, che è l'Alfieri. Cioè Filippo, scusa, dell'Alfieri, con la produzione dello Stabile di Torino. Mi riferisco a Valerio Binasco. Lo abbiamo seguito con lui le prove, eccetera, e vi faremo vedere, cioè dico ai nostri telespettatori che vi mostreremo poi tra qualche puntata il lavoro completo sul processo creativo di questo spettacolo. Intanto però ci tenevo, con te presente, ad anticipare un paio di riflessioni che lui mi ha, con cui, che ho condiviso con lui in occasione del nostro incontro in quella sede alle Fonderie Limoni. E, due riflessioni. Una riguarda il furore creativo o l'impazienza. L'altra riguarda il suo primo incontro con il teatro. Ascoltiamole e poi dopo scaturiranno delle nostre riflessioni. Vediamo. Senti, abbiamo visto anche dopo una prima fase, un momento insomma di meditazione meticolosa e paziente, poi invece ti abbiamo visto partire con una frenesia creativa. L'impazienza, sì, la famosa impazienza, che in realtà avete visto un momento di sfogo, cioè io devo, ogni tanto io mi sfogo perché sento dentro di me l'impazienza e l'impazienza spesso è un po' depressiva, no? Se io la controllo. Allora gli attori per fortuna sono molto buoni con me e accettano che io li faccio delle mise en espace alla disperata dove loro non sanno niente, no? Però io comincio a vedere, a sentire, ma è puro... È il momento del regista. Ok, venite! Dove io sfogo qualcosa o... A volte acchiappo un'idea, a volte... Ma non è perché magari un'impazienza dettata dal fatto che ti si è formulata una visione e hai voglia subito di Quella vedere? è creatività, l'impazienza è che non ho nessuna visione, allora strattono il testo e la scena e alla ricerca di una visione. Sai, ti racconto una storia e toglila poi dall'intervista, siamo fuori tempo massimo, ma è fantastica. La ragione vera, poi mi faccio Filippo, qual è? Quando ero piccolo, ho bevuto una grappa adesso, quindi mi lascio andare volentieri alle confidenze, avevo intorno ai 16 anni, e non so se l'ho già detto, io ebbi una disavventura carceraria al riformatorio durata un po'. Mio papà mi disse, alla fine era disperato, non sapeva cosa fare, io andavo malissimo a scuola, ero una bestia vera, ma proprio le vere bestie scolastiche, tanto più che finii come lucignolo nel riformatorio. Ci stetti un pochettino, qualche settimanella, e poi esco fuori e non si sapeva che fare di sto ragazzo. Soprattutto come convincermi a mettermi nella... E un amico di mio padre, che si chiama Giacomo, un dottore, un giorno mi carica in macchina e mi dice, vai, ti porto a fare un giro, mi porta a Genova, entriamo a Genova e dico, ma dove cacchio mi sta portando sto qua? E vedo scritto Lectura Dantis. Dico, no, ti prego, no, no, lo sapevo, ma non potete approfittare di me perché sono un povero caso sociale. E entriamo lì dentro e dopo un po' io, in un palasport, dopo un po' arriva qualcuno che mi fa una paura folle e io capisco che c'è una criminalità nell'arte. E dove dico criminalità intendo dire c'è una forza vitale anche nell'arte e nella cultura, non solo nell'essere attori, è proprio nella cultura, perché Dante, che era il mio nemico acerrimo di quegli anni, odiavo tutto ciò che sapeva di quella roba lì,
e mi sembrava che fosse l'avvocato della parte più schifosa della vita, delle famiglie, della borghesia. Ma questo. E tornai a casa, ed era Carmelo Bene naturalmente, tornai a casa ubriaco di questa esperienza, e la prima cosa che feci, dissi, ma io questa cosa su cui ho preso 2 meno meno, io la so capire, e mi misi a leggere Filippo d'Alfieri. Perché proprio Filippo? Perché avevo preso 2 su Filippo d'Alfieri, ah, okay, una settimana prima, che non avevo manco aperto, avevo letto 3 righe, disio, timore, ma vaffanculo, no, esco e vado al pub a farmi una canna, quelle robe lì, no? Ma questo è più forte. E facendo un po' Carmelo Bene, mi ricordo, io volevo fare tutto Filippo da solo. Non avevo mai fatto il teatro, cioè fu un'epifania. E lì era rimasto dentro di me questa cosa. Da lì io iniziai a studiare tantissimo, diventai uno studente molto migliore. Quanti anni avevi quando studiavi? 16. Arrivai alla fine del liceo, ho preso quasi 60 alla maturità, cioè partì una roba...